hanno fatto amici, tra virgolette, di Paolo Borsellino, cioè il prefetto Manganelli, quello che ha arrestato Nitto Santa Paola. Chi è il capo dei servizi segreti oggi? Un amico fraterno di Giovanni Falcone, Gianni De Gennaro, che io rispetto, ho un'autentica devozione, ma mi faccio delle domande, sono sconcertato. Come mai? Ma perché? E come mai un altro amico fraterno di Paolo e di Giovanni, Arnaldo Labbardera, ha depistato le indagini dell'omicidio di Paolo Borsellino, il suo amico fraterno, un mentore? Questo Arnaldo Labbardera, tessera, non mi ricordo il numero, dei servizi segreti, ingaggiano un falso pentito sulla strage del suo amico. Questo mi sconcerta, questo mi indigna, non lo capisco, non so più, è un mondo di specchi. Questo è quello che mi fa più male, oltre alla destituzione. Da chi viene la destituzione? Non viene da Totò Riina, non viene dal poliziotto corrotto, viene dai simboli dell'antimafia. È questo che non capisco nel nostro paese, questo gioco di maschere e di specchi. Sì, perché la gente in effetti dice che le sue disgrazie sono cominciate il giorno in cui, indagando insieme con De Magistris sulle indagini dei Guainotti, si imbatté nelle stesse persone in cui si era imbattuto in quelle indagini che aveva cominciato a fare sulla strage di Via D'Amelio, che appunto poi gli fu impedito di continuare. E Gioacchino Genchi, che è un uomo nel quale io ho trovato veramente una persona con un senso delle istituzioni che posso paragonare solo a quello che aveva mio fratello, è la persona che veramente ha un senso delle istituzioni così profondo da potersi paragonare da questo punto di vista a Paolo, da questo punto di vista almeno. Ecco, Gioacchino Genchi, per quello che sono rispetto all'istituzione, la mia domanda, quando gli ho detto, lui difendeva Manganelli, e io gli dicevo, ma come puoi difendere? Lui la difende perché il suo senso delle istituzioni è così alto, che essendo Manganelli il capo della polizia, lui non difende Manganelli, ma difende il capo della polizia, perché lui difende l'istituzione, non la persona. E però chi in effetti ha destituito Gioacchino Genchi non è né De Gennaro né Manganelli. Certo, Manganelli e De Gennaro hanno avuto la colpa di obbedire come hanno obbedito, come mi diceva appunto Gioacchino, a quello che gli è stato ordinato. Lui mi ha detto, se Manganelli non mi avesse destituito, il giorno dopo sarebbe stato destituito lui. Direttamente Manganelli, quindi lui giustifica in questa maniera, ma lo giustifica ovviamente perché ha un senso dell'istituzione veramente elevato. La verità è una sola, cioè chi lo ha destituito è quella persona che ha detto, si tratta del Presidente del Consiglio, che ha definito il Gioacchino Genchi il più grande scandalo della storia italiana. Lo ha potuto fare, ritengo, perché quel giorno in cui ha pronunciato questa frase, forse la mattina non si era guardato nello specchio.